Parliamo di Leone in questo filmato bellissimo di Mayed, giusto per entrare un po' nell'atmosfera anche arida di dove vivono i cactus, anche se poi scopriremo non soltanto in zone aride. Torniamo tra pochissimo, 2 minuti in diretta, leggo tutti i vostri post. A tra poco! Il leone. Il leone è un mammifero carnivoro che appartiene alla famiglia dei felidi. Insomma, un felino, proprio come i gatti. In effetti, i leoni hanno molte cose in comune con i gatti. Sono agili, amano dormire spesso e mangiare crocchette. Ah no, scusa, le crocchette no. I leoni mangiano zebre, gazzelle, impala, gnu, cuccioli di elefante, rinoceronte e ippopotami. Niente a che vedere con le crocchette. Oggi i leoni vivono nell'Africa subsahariana e in un'area protetta del Gir National Park, in India. Il leone indiano è leggermente più piccolo e presenta una criniera più scura, che rende maggiormente visibili le orecchie. I cuccioli nascono con delle macchie sul pelo, che poi scompaiono in età adulta. Sempre a proposito di pelo, le criniere diventano più scure con il tempo. Ecco perché molti uomini muoiono di invidia per i leoni. Lo scopo delle criniere è quello di attrarre le femmine, ma anche di proteggere parti sensibili durante i combattimenti. A differenza degli altri felini, i leoni vivono in branchi e hanno sviluppato un comportamento sociale molto particolare. Le leonesse che vanno a caccia, per esempio, lasciano i piccoli ad altre leonesse, che li cureranno e li allatteranno come se fossero i loro cuccioli. Un classico servizio di babysitting nella savana di tutti i giorni. La caccia, si sa, è appannaggio delle femmine, che si muovono in gruppi in cui ciascun animale ha una funzione specifica. Alcune leonesse attaccano la preda frontalmente, mentre altre le aggirano ai lati per bloccare le vie di fuga e portare il futuro pasto al centro della trappola mortale. I leoni amano cacciare la notte perché hanno una vista molto sviluppata al buio, ma anche durante i temporali, perché il rumore della pioggia permette di simulare i rumori di avvicinamento alla preda. Un leone può mangiare fino a 40 kg in un solo pasto. Ecco perché dopo pranzo devono schiacciare un pisolino. I leoni usano il ruggito per intimidire gli altri maschi e per far sentire la propria presenza sul territorio. Il ruggito di un leone può essere udito fino a 8 km di distanza. E tutto senza fili. Altro che cellulare, capito? 8 km di distanza e si sente il ruggito. Poi hanno anche un udito, un olfatto molto sviluppato. Quindi, insomma, i felini sono veramente degli animali incredibili.